Grazie Luciana. Ma innanzitutto è un'occasione importante. Io poi ritorno in questo luogo e non ci veniva un po' di tempo, dove ho passato 9 anni della mia vita politica, quindi c'ho anche un po' di cuore messo qua dentro, insomma. Io mi ero fatto una serie di appunti, poi gli interventi mi hanno un po' stimolato, soprattutto quello di Barbara mi ha un po' stimolato. Provo quindi a. Siccome no, mi sono fatto qualche appunto in più giorni, non c'è una linea, un filo conduttore che porta tutto, ma è un po' una questione che muove dal cuore, come dovrebbe muovere dal cuore il tentare di dare ancora competitività ad un partito che quando perdi 3 volte di fila, probabilmente qualche segno di disagio esiste, e da questo punto di vista bisogna che il congresso è indispensabile, deve arrivare al più presto. Guarda, mi verrebbe voglia di raccontarvi che occorre fare l'analisi di quello che è successo, che occorre fare. Proviamo a dire che dobbiamo scegliere magari il migliore che sta in campo e soprattutto dare la prova di essere un grande partito unito rispetto a con idee diverse. Con sfumature, con anche caratteristiche, segnali. Io, quando Barbara dice io ero per andare almeno a vedere le carte con le 5 Stelle, dice una cosa che, per esempio, io, Lorenzo, magari ci siamo parlati un po' meno, però è che è stato comunque un argomento sul quale forse valeva la pena di fare un approfondimento, cosa che la classe dirigente del nostro partito ha o stoppato o non sufficientemente spinto. Guardate, io penso che questo è un partito che debba ripartire dai territori, e lo dico da abitante del Nord Milano, che ha fatto della politica una delle sue principali passioni dal 1985 al 2018, quando ho chiuso con questa campagna elettorale faticosissima, dura. E che è ritornato nel mondo del suo territorio con più presenza, anche come riferimento, e che è ritornato a fare l'imprenditore, che vive di più territorio e quindi che si incontra anche con quelli che non mi hanno votato, che me lo dicono. Guarda, io di te ho tanta stima, ma non ti ho votato. Ho votato per il cambiamento. E allora, quando uno dice: ma senti, ma questi che al sud propongono il reddito di cittadinanza. Ma il reddito di cittadinanza perché arriva? Perché alla base non c'è stata una risposta di crescita rispetto a quei territori. Quale proposta c'era? Qualcosa di accennato, ma non una risposta. Poi ci sta la storia, le tradizioni, ci sta tutto, la mentalità, ci sta tutto, guardate. Però una classe politica illuminata dà delle risposte rispetto ai bisogni e li incontra. Altrimenti. Chi arriva con la via più semplice, quella che arriva direttamente alla pancia, per usare un termine, coglie subito nel segno, porta a casa il mazzetto del rubamazzetto. Ho girato la carta giusta, mi porto via tutto. Da qui una prima riflessione. Quando si parla di umanità, si parla anche delle umanità che hai di fronte, di chi il ragionamento dell'abbiamo governato bene non è sufficiente. È una cosa che la politica dovrebbe dare per scontato, quello di governare bene, altrimenti ha fallito. Quindi il governare bene, dice: ma scusa, ma io quando vado a lavorare faccio il lavoro fatto bene. Quindi tu che hai governato bene, è giusto rivendicarle, però rivendichiamo un dato scontato. Doveva essere una cosa assolutamente scontata quello di governare bene. Abbiamo governato in un momento difficile, certo, abbiamo governato in un momento difficile. Però, guardate, io dico, sono rientrato a fare l'imprenditore quasi a tempo pieno, una pausa sanitaria legata a una mia vicenda, però devo dire che ho riprovato grande soddisfazione. Il fatto di poter dire che oggi per un ragazzo che arrivava dagli studi professionali, noi l'abbiamo assunto a tempo indeterminato con un contratto. Dopo aver utilizzato una cosa fatta bene, che è l'alternanza scuola-lavoro, che ha praticato per un anno,
da oggi è arrivato, è venuto in ufficio e mi ha detto: io vi devo ringraziare perché pensavo di prendere 900 euro al mese e voi mi avete fatto una proposta molto più interessante. Ma sono orgoglioso, nel mio piccolo, noi abbiamo 12-13 dipendenti, di aver assunto un uomo che nel 2010 per la crisi ha chiuso la sua attività, ma faceva un lavoro che a noi interessava e l'abbiamo ripreso con un contratto a tempo indeterminato fatto dal nostro governo con il Job Act, che garantisce a me una defiscalizzazione e a lui una dignità. Quindi dove manchiamo ancora? Guardate, sono andato in farmacia a prendere dei farmaci, davanti a me c'era una signora e ha presentato una ricetta e quando gli ha detto cosa costava dice: no, mi dica per cortesia in quella ricetta quali sono le cose più importanti che io devo prendere perché le altre non me le posso permettere. Cioè io non posso vivere in un paese dove c'è una cosa di questo genere, io non posso vivere. Quindi da lì ritorno alla volontà di dire: va bene, ci impegneremo di più per far capire che la cosa è. Oppure la figlia di un mio vicino di casa, l'ho incontrata l'altro giorno, dico: allora che fai? Si è iscritto a una scuola di professionale di moda, dice: vai, cioè, non posso permetterla perché l'università per quella mia passione costa 20.000 euro all'anno, ma mio papà non se lo può permettere. E quindi faccio scienze dell'educazione, un'altra cosa che mi piace, però ho buttato via 5 anni di formazione. Quindi, guardate, noi dobbiamo parlare alle coscienze, alle teste, al cuore, ma un pochino anche alla pancia, perché non tutti comprendono il ragionamento politico sofisticato o il parlare soltanto al cuore o alla mente. Occorre trovare non il populismo ma il popolare, quello che la gente non vuol sentirsi dire ma che anche ha la volontà di comprendere o di mettersi in gioco, altrimenti è assolutamente difficile, perché guardate, a livello locale si può giocarsi, nel senso che se noi prendiamo il nostro partito anche dove abbiamo perso, io ho in mente Cinisello, abbiamo preso il 30%, un risultato da buttare via, no, primo partito della città, ma a sinistra c'è il 3%, la lista del sindaco ha portato a casa qualcosa e siamo rimasti fermi lì, tutti gli altri contro aggregati. Quindi non basta, però da lì, cercando di prendere le figure migliori, lavorando, mettendo in gioco il fatto che siccome io ho il 30% posso anche non chiedere la massima figura di rappresentanza, ma una figura che con me o con noi condivide un percorso, si può ragionare e da quel punto di vista far capire che non siamo quello per il quale veniamo disegnati, perché poi la fotografia sulle quali veniamo impresse è una fotografia ingenerosa, bisogna riconoscerlo, però è la fotografia che la gente che ha votato ha letto, ha visto, è quella. Quindi se sul livello locale possiamo creare un'alternativa, sul livello nazionale è più complicata, perché la crisi dei partiti socialisti europei è da vedere, noi siamo quelli che probabilmente siamo andati meglio, però oltre a noi e a qualcosa che la società può mettere insieme come storia della politica, la sinistra ha il 3-4%, poi è finita lì. Quindi noi andiamo bene 25, andiamo benissimo 30, mettici insieme il 3-4% e finiamo lì, gli altri sono più forti di noi. E siccome in politica vince chi prende un voto di più, il congresso deve mettere al centro un progetto che sia quello di convogliare quel civismo che, guardate, io in mente Sesto, ho in mente, vedo il segretario, ho in mente Sesto, il civismo che è stato conquistato al centrodestra e ha preso gli stessi voti del centrodestra alle elezioni e poi naturalmente li ha fatti vincere, e bisognava portarlo a casa noi. Bisognava portarlo a casa, ma non puoi portarlo a casa con un cartello elettorale 3 giorni prima. Lo devi portare a casa con una politica che dica al territorio che io mi sposo alle tue politiche, io mi sposo anche alle tue posizioni, non perché io sono il più forte o fai quello che dico io, questa un po' arroganza che ci ha contraddistinto anche nella guida di questo partito. Quindi veramente occorre uno sforzo importante, che sul livello territoriale è complicato,
ma se ci mettiamo testa, cuore, ragione e un po' di pancia, possiamo arrivarci. Su quello nazionale pendo un po' dalle tue labbra, Piero, perché c'è bisogno di qualcosa che faccia comprendere che questo progetto, dai, che deve ripartire dai territori. Insomma, chiudo dicendo, non è un caso se noi, io ero candidato in un collegio uninominale, non male, nel senso, era il Nord Milano, poi vediamo l'esito, male, cioè sono arrivato terzo, cioè nel mio comune i 5 Stelle avevano, i due consiglieri comunali si erano dimessi, chi era entrato non aveva aderito al Movimento 5 Stelle, non hanno fatto un gazebo, un volantino, un manifesto, un'iniziativa, e hanno preso il 27%, il Partito Democratico il 22%. Vorrà dire che le nostre risposte, il buon governo non è stato sufficiente. C'è un mondo di impresa che guarda da quella parte e che adesso ha ragione Alfieri quando dice, guardate, c'è un innamoramento, però vedrete che poi, ma guarda Alessandro, io sono convinto che, cioè, è chiaro che dal sogno tu ti desti, però bisogna capire quando ti desti, perché se ci destiamo dopo le europee è veramente troppo tardi, perché un'Europa che abbia una maggioranza, e ci si sta avvicinando ad una maggioranza che è sovranista, rischia veramente di saltare, e lo dico con preoccupazione, imprenditore che anche negli anni della crisi ci ha messo dentro di tasca propria per tenere in piedi la baracca, con soddisfazione, perché guardate, non ci ho mica messo, ci ho messo quello che gli anni buoni mi hanno garantito, e se uno ci crede in un progetto ci sta dentro fino alla fine, però quindi dobbiamo guardare con attenzione al mondo dell'imprenditoria, ma d'altro canto non possiamo distogliere lo sguardo da quel pezzo che dicevo, a Milano se vinciamo i 3 collegi del centro e perdiamo tutto il resto c'è un motivo, dall'altra parte ci stanno i lavoratori e i pensionati, quindi lì dentro oggi i pensionati prendono la 14ª, anche questo è stato un buon governo, ma probabilmente qualcuno dirà, o non si porrà la domanda, guarda, c'è un nuovo governo e è arrivata la 14ª. Questa è una questione sulla quale bisogna probabilmente dirlo a tutti. Ma la proposta del salario minimo, guardate che è una proposta interessante non soltanto per i lavoratori dipendenti, ma anche per i lavoratori autonomi, perché c'è un'equità di trattamento tale che se io pago il giusto, il mio dipendente, e quell'altro paga ingiustamente al di sotto il dipendente, mi fa una concorrenza sleale. Quindi io ho necessità che ci sia una dignità nel reddito di lavoro, anche sull'orario di lavoro, che tanto scandalizzò una volta, probabilmente bisogna ragionare. Però dobbiamo ritornare protagonisti con delle proposte che, guardate, e chiudo con quello che ho già ripetuto 3 volte. Occorre parlare alla testa, al cuore, ma anche un po' alla pancia, perché altrimenti non è sufficiente.